noi oggi abbiamo deciso di fare questa assemblea all'esterno dei locali della fabbrica, perché vogliamo portare all'esterno la nostra vertenza. Questo l'amministrazione straordinaria è stata molto chiara, ha detto che dal prossimo anno, e alcuni stabilimenti anche da prima, il 50% del personale dovrà andare in cassa integrazione. Ma la seconda mossa, e sono stati molto chiari, se questo non basta, è fermare qualche stabilimento. Dobbiamo far sentire la nostra rabbia, che con le unghie, con la forza, vogliamo soltanto chiedere il lavoro, ed è il nostro diritto, facciamolo insieme e partiamo da stamani. Lavoro, 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 lavoro. Noi 2 anni e mezzo fa eravamo al Ministero e sembrava che tutto si dovesse chiudere nel giro di qualche settimana. Dopodiché sono state presentate fideiussioni a non finire fino allo scorso 30 settembre, quando Sanac ci ha comunicato, un'amministrazione straordinaria, che dal notaio ArcelorMittal non si è presentata e quindi ritorniamo sostanzialmente all'anno zero. E la cosa assurda è che in tutta questa vicenda, da giugno, nel momento in cui Invitalia è entrata nella compagine societaria di quella che è diventata Acciaierie Italia, non stanno più arrivando ordini da Taranto. E il materiale refrattario serve e Acciaierie Italia lo sta prendendo all'estero. Oggi stiamo occupando una rotonda perché abbiamo bisogno per forza di risposte che un governo non ci sta dando, la politica non ci sta dando. Sono tutti stati buoni in questi anni a darci delle pacche sulle spalle per dirci che erano con noi. Oggi invece ci hanno lasciato in mezzo alla strada, proprio come stiamo oggi, in mezzo alla strada. Cercheremo di fare tutto il possibile per cercare di salvare la nostra fabbrica. E noi non sappiamo anno nuovo cosa ci aspetta. Siamo uniti sia massa come lavoratori che come stabilimenti, come gruppo. Quindi le nostre lotte andranno avanti in coordinamento e sul territorio. Ragazzi, questa manifestazione deve vederla gli nostri politici, che noi devono darci delle soluzioni, se no sarà la prima di tante che faremo. Quindi oggi qualcuno vedrà che ci convocherà sicuro. Vergogna, 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 vergogna.